Sorteggi di Europa League 2020-2021. Le squadre sono 48, le italiane sono 3, 2 in prima fascia, 1 in terza fascia. 4 le urne, 12 gironi, Europa League. Il Napoli c'è. Ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale, il canale di Mr. Pit. Ci siamo, oggi venerdì 2 ottobre, sorteggi di Europa League 2020-2021. Napoli in prima fascia. Andiamo a vedere un po' com'è la situazione. Le 27 squadre che già erano sicure, già erano inserite nel sorteggio, hanno aspettato le altre per comporre le 48 squadre che disputeranno questo torneo. Saranno suddivise in 12 gironi, ogni girone da 4. Ricordiamo che le squadre di Europa League sono divise in 4 fasce in base al coefficiente UEFA, che è stato calcolato con i risultati degli ultimi 5 anni. Vi elenco le squadre che appartengono alle 4 fasce di Europa League. Prima fascia: Arsenal, Tottenham, Roma, Napoli, Benfica, Bayern Leverkusen, Villarreal, CSKA Mosca, Sporting Braga, Gent, PSV Eindhoven, Celtic. Seconda fascia: Dinamo Zagabria, Sparta Praga, Slavia Praga, Ludogorets, Young Boys, Stella Rossa, Rapid Vienna, Leicester, Qarabağ, PAOK Salonicco, Standard Liegi, Real Sociedad. Terza fascia: Granada, Milan, AZ Alkmaar, Feyenoord, AEK Atene, Maccabi Tel Aviv, Glasgow Rangers, Molde, Hoffenheim, Leipzig, Apoel Birsheva e CFR Cluj. Siamo alla quarta fascia, squadre un po' meno conosciute, difficili anche da pronunciare. Zorya Lunask, Nizza, Lille, Rijeka, Dundalk, Slovan Liberec, Royal Antwerp, Lech Poznań, Sivasspor, Wolfsburg, Omonia Nicosia e CSKA Sofia. Aspettiamo il sorteggio. Ci siamo. Prima che inizi il sorteggio diamo alcuni numeri. La squadra detentrice è il Siviglia. Sicuramente non verrà utilizzato il VAR nella fase a gironi, come era stato previsto. L'edizione 2020-2021 avrà un po' di date posticipate. La fase a gironi inizierà il 22 ottobre. La finale di Europa League verrà disputata in Polonia, a Danzica. Romelu Lukaku è stato nominato il player della Europa League 2019-2020. Secondo me meritatamente. Grandissimo giocatore. Uomo d'area e trascinatore della squadra dell'Inter. Purtroppo l'Inter ha perso la finale, ma Romelu Lukaku è un campione e anche quest'anno dimostrerà di esserlo. Ci siamo ragazzi, reaction dei sorteggi di Europa League. Forza Napoli! Dopo la presentazione e la spiegazione del sorteggio si parte. Ragazzi, c'è Ciro Ferrara al sorteggio. Speriamo bene. Ciro Ferrara all'urna. Ecco, sta aprendo la pallina. La prima pallina. Ed ecco la squadra della Roma. Gruppo A, Roma. Gruppo B, Arsenal. Ed ora un'altra pallina. La terza pallina. Ecco qui, Bayer Leverkusen, gruppo C. Siamo alla quarta. Ecco che Ciro apre. Ci siamo quasi, ragazzi. E c'è il Benfica, gruppo D. Ancora un'altra pallina. Ecco. Ci siamo quasi, il sorteggio mancano
altre squadre. PSV Eindhoven. PSV Eindhoven. E già siamo al gruppo E. Ora gruppo F. Gruppo F. Gira la pallina, gira la pallina. Chissà, chissà. È il Napoli, gruppo F. Napoli, gruppo F. Siamo al gruppo G. Gruppo G con il Bruges. Gruppo G, Bruges. Gruppo H. Gruppo H. Attendiamo. Celtic, gruppo H, Celtic. Quindi Roma e Napoli sono uscite. Gruppo A, gruppo F. Ora siamo al gruppo H. Gruppo H, siamo quasi alla fine. Mancano quattro palline. Questa è la prima. Gruppo H, Villarreal. Meno 3, meno 3, ci siamo. È quasi composta la prima tabella. Ci siamo, eccolo qua. Il Tottenham. Il Tottenham. La squadra di Mourinho. Gruppo J. Le ultime due, ecco qui la penultima. CSKA Mosca. CSKA Mosca. Dulcis in fondo. Quindi gruppo K, CSKA Mosca. Ultima squadra, ovviamente, è il Gent. Il Gent composta la prima fascia, l'associazione dei gironi. Ecco qua ragazzi, girone F, seconda squadra. Ecco la pallina. Ci siamo. Real Sociedad. Quindi il Napoli accoppiato a Real Sociedad. Ragazzi, siamo al terzo bussolotto. Ecco che Ferrara apre. AZ Alkmaar per il Napoli. Sì, per ora una squadra spagnola e una squadra olandese per il Napoli. Quindi si va in Spagna e in Olanda. Ci siamo ragazzi, ecco il Napoli, la quarta squadra per il Napoli. Girone F, quarta squadra. La quarta squadra che è stata sorteggiata nel girone del Napoli è il Reka, squadra croata. Mi scuso, ma c'è stato un problema con lo streaming e ho dovuto cambiare location durante il sorteggio. Comunque il Napoli quindi andrà in Spagna contro la Real Sociedad, in Olanda contro l'AZ Alkmaar e in Croazia contro il Reka. Forza Napoli! Che dite ragazzi? Mi sembra un girone abbastanza buono per la nostra squadra, per gli azzurri. Andremo in un prossimo video ad analizzare le tre squadre che abbiamo preso. A presto per un prossimo video. Ciao ciao e forza Napoli!